Buongiorno ragazzi, eccoci qui purtroppo ancora chiusi in casa in quarantena, cerchiamo di farci un po' passare il tempo e di tenerci in forma. Vi volevo proporre oggi una piccola routine di esercizi di riscaldamento e un ripasso di tecnica sulle palline che possiamo fare con dei calzini, come vi faccio vedere tra poco. Prima di tutto ci scaldiamo un po', quindi state un po' morbidi, questi sono tutti esercizi che ho pensato per poterli fare in uno spazio ristretto. Mi giro un po' da una parte e dall'altra. Ah, questi vanno molto bene, soprattutto la mattina. Un po' di rotazioni, le spalle e apro. Allungo verso l'alto e vado sulle punte dei piedi, allungo verso l'alto e vado sulle punte dei piedi e cerco un equilibrio. Ragazzi, mi raccomando, oltre a questi esercizi fatene anche altri perché se non vi tenete in forma, poi quando uscite di lì siete rammolliti e non riuscite più a fare niente e non è bello. Bracci indietro, facciamo 10 tirate con le braccia indietro, guardo avanti, 10 e 10 con le braccia avanti. Il peso è sempre al centro del corpo, le ginocchia sono sempre leggermente piegate. Ok. E braccia fuori e giro interno, esterno, interno, esterno. Oggi, visto che lavoreremo con le palline, scaldiamo solo la parte superiore del corpo. Facciamo un unico esercizio di mobilità per le gambe che vi faccio vedere tra un secondo, appena abbiamo finito questo, e apro, chiudo. Le spalle vanno sempre verso il basso, le mani restano all'altezza delle orecchie. Chiudo i piedi e facciamo l'esercizio di mobilità. Tenete le braccia lì che cominciano a fare un po' male ed è così che lavorano e che i muscoli si sviluppano. Piede, apro e chiudo e mentre vado avanti con le mani, cosa più difficile perché non bisogna distrarsi. Indietro e avanti. Bene, sciogliamo le braccia, e fate qualche saltello in un senso e nell'altro. Oh. Bene, scrucchiamo un po' il collo, su e giù, oh, fa cric crack. E destra, sinistra. Bene, adesso che siamo un pochino più caldi e più mossi, possiamo provare a riprendere in mano i nostri calzini e fare qualche esercizio. Abbiamo visto il calzino, la cosa più semplice è prendere due calzini, metterli insieme, appallottolarli come se li doveste mettere in un cassetto. Non so se voi li mettete abitualmente nei cassetti in altri posti. Una volta che ho il calzino, posso lanciare, battere le mani e prendere. Ormai siete abbastanza abili, quindi vi farò vedere degli esercizi un po' più avanzati con un calzino solo. Quindi lancio, batto, batto, prendo. Lancio, batto, batto, prendo. Lancio, batto, batto, prendo. E facciamo i due battiti su varie parti del corpo. Testa, testa, prendo. Testa, testa, prendo. Lancio e la mano che batte è la mano libera. Quindi lancio, batto, batto, prendo. E poi libero la mano. Sono quattro movimenti più uno che è la mano vuota, quindi uno batto batto prendo e sono quattro e cinque la mano vuota, quindi uno, due, tre, quattro e cinque, uno, due, tre, quattro e cinque, uno, due, tre, quattro e cinque. Il cinque si può fare sia all'esterno che in basso che in alto che dove volete ovviamente. Anche il battito può essere in vari punti, quindi sperimentate. Io posso provare. Uno, testa, testa prendo e la mano è già qui. Uno, spalla, spalla, prendo e la mano va qua. Uno, gambe, gambe, prendo. Petto, petto, prendo. Testa, testa, prendo. Spalla, spalla, prendo. Gambe, gambe, prendo. Piede, piede, prendo. Ok. L'avete già fatto anche toccando le piante dei piedi, che forse è la cosa più complicata. Lancio, piede, 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 prendo. Riproviamo.
lancio piante il piede, prendo, non è venuto così bene, comunque avete capito il principio, è sempre lancio, batto, batto, prendo, lancio, batto, batto, prendo. Ok, fatto questo possiamo riprovare con due oggetti, facciamo un breve ripasso così andiamo subito alle tre, quindi rilancio tutti insieme, batto, prendo, rilancio, li faccio incrociare, batto, prendo, questo è più difficile, rilancio, faccio incrociare, batto, prendo, notate che ce n'è sempre una che passa sopra e poi la stessa che passa sopra all'altra parte, se scelgo questa per passare sopra, hop, questa è passata sopra, adesso hop, questa è passata sopra, quindi lanciate una volta sopra con la destra, una volta sopra con la sinistra, hop, hop, hop. E fin qui facile, si può provare con le braccia incrociate, hop. Non è venuto tanto bene, questa va di là, hop, e apro le braccia, e con le braccia incrociate dall'altra parte, hop. Altro esercizio interessante che si può fare con due calzini è un pre-shower, questo non è utile imparare a farne tre, perché il ritmo con tre è diverso, ma può essere interessante per cominciare a provare un po' di passaggi dietro la testa, dietro la schiena, e appunto come ho fatto prima, sotto una gamba e sotto l'altra. Ok. A questo punto possiamo azzardare il terzo calzino, che non ha una grande forma, quindi quando sono così oblunghi non è un granché, è meglio se riuscite a dargli una forma più pallinica, per così dire. Si potrà dire pallinica? È un mistero. Comunque più li arrotolate su se stessi, più tendenzialmente la fisica dei corpi liquidi nello spazio insegna, se non avete studiato fisica dei corpi liquidi nello spazio è un argomento molto molto interessante, prendete tre oggetti e a questo punto riproviamo la cascata, quindi di fronte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fermo, e di lato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e fermo, provate i 9 lanci perché è un'ottima misura per cominciare, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, se riuscite fatene 12, 15, 1000, ops, a un certo punto cadranno. Ok, altro esercizio comodo, comodo e facile, facile che abbiamo provato con tre oggetti è quello del lancio di un oggetto, rimbalzo sulla maglietta e ripresa dell'oggetto. Quindi è un oggetto solo che va su, lancia e ripresa dell'oggetto. Fatti stabili quei tre calzini e fatto il lancio sulla maglietta, possiamo provare un'altra cosa, ne lancio uno, ne lancio due e ne lancio uno. Okay. Attenzione a farlo una volta con la destra, quindi lancio, 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 e una volta con la sinistra, quindi lancio, lancio, lancio. E con la sinistra, come vedete, viene meno bene, almeno a me. Quindi ci riprovo, che l'unica cosa che vi consentirà di imparare a fare giocoleria sono le migliaia di lanci, quindi è bene mettersi lì con calma e farli. Questo è quello con la destra, che come vedete viene benone, e lo proviamo anche con la sinistra. Oh, ed è venuto anche con la sinistra. Una volta con la destra e una volta con la sinistra, olè. Una volta con la destra e una volta con la sinistra. Ok, avete capito. Ultimo esercizio per la sessione di oggi, è un tempo molto molto difficile, allora proviamo, è anche un po' strano devo dire, quindi lanciamo e come vedete c'è una pallina che rimane sempre al centro e le altre che si spostano sempre a colonna, quindi la mia mano cosa fa? La mia mano si sposta, la destra si sposta dal centro a destra, al centro a destra, la sinistra farà la stessa cosa, dal centro a sinistra, dal centro a sinistra, alternate, per cui, aspettate, tolgo questi, alternate, per cui sarà centro-sinistra, centro-destra, centro-sinistra, centro-destra, adesso
con le palline è più immediato. Tic, 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 tic. Vedete, c'è una pallina che va e in questo contesto la mano che tiene la pallina è libera di fare delle cose. Eccetera, eccetera. Quindi facciamo un rapido ripasso di tutto quello che abbiamo visto, che sono fondamentalmente tre movimenti. Abbiamo visto i 5 battiti con una pallina, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Poi abbiamo visto i lanci con due palline, lancio, lancio, prendo, prendo, lancio, prendo, incrociato, incrociato con una di sopra, incrociato con l'altra di sopra. Poi abbiamo visto lo shower, sotto le gambe, dietro la schiena, dietro la testa, e con le tre palline abbiamo rivisto la cascata normale, il lancio singolo, prendo con la maglietta e riprendo a giocare, e abbiamo visto questi passaggi un po' particolari dove una pallina resta sempre al centro e le altre due viaggiano su colonne. Ovviamente il bello delle palline, del calzino, di qualunque altro oggetto fate girare secondo questi schemi è che potete un po' inventarvi quello che volete e sperimentare. Quindi sperimentate, fate un po' di prove, se vi vengono in mente delle idee assolutamente brillanti, creative, ricordatevelo perché ce le dovete far vedere appena ci rivediamo. Speriamo sia il più presto possibile. Ciao, a presto!